Sto cercando di mettere dritta questa cavolo di fotocamera. Ah. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Allora, ho combattuto arduamente per mettere la fotocamera in posizione dritta, quindi spero che si veda che la posizione sia dritta. Detto ciò, adesso, oggi, questo martedì, faremo una ricetta che è una ricetta top, perché praticamente è velocissima da fare, si fa in 5 minuti, ci si sbriga velocissimamente e quindi anche se avete ospiti a sorpresa potete appunto farla e sorprenderli anche col dolce. Si chiama crema al mascarpone, in Emilia Romagna la fanno praticamente sempre e viene accompagnata con la torta tenerina. Farò anche la ricetta della torta tenerina, non vi preoccupate. Si serve principalmente, se la volete servire al cucchiaio, con un po' di scaglie di cioccolato ed è buonissima, è un po' diversa rispetto a quella che si fa al tiramisù, non ve ne pentirete. Per ciò sono stato il più veloce possibile per rimediare allo scorso video che ho fatto 15 minuti e niente, spero che la ricetta vi piace. Ci piace la ricetta? Mi raccomando, commentate e mettete like nel caso, iscrivetevi al canale. E adesso vi lascio gli ingredienti del crema al mascarpone. Ciao, a dopo! Per una dose per 3 persone, 2 uova, delle scaglie di cioccolato, 200 g di mascarpone e 3 cucchiai di zucchero. Iniziamo portando a temperatura ambiente gli albumi, togliendoli dal frigo un'ora prima. Se vi foste dimenticati, potete sempre mettere le uova in acqua tiepida per 15 minuti. Mettiamo un pizzico di sale ai nostri albumi e montiamo a neve ferma. Mettiamo da parte per adesso i nostri albumi e dedichiamoci ai tuorli, quindi aggiungiamo ai tuorli lo zucchero e montiamo il tutto fino al raggiungimento di una consistenza chiara e sfumosa. Aggiungiamo adesso il mascarpone e sempre con le fruste amalgamiamo il tutto. Al nostro composto di mascarpone aggiungiamo gli albumi montati a neve e col solito movimento dal basso verso l'alto che vedrete tra poco nel video, amalgamiamo il tutto. Questa è la consistenza che deve raggiungere. E adesso via in frigo a riposare, tenetela per un'ora prima di utilizzarla. Ed eccola qui, concentratevi sulla sua consistenza adesso. Guardate quanto è soffice, cremosa e spumosa. Davvero, è buonissima. Grattugiate sopra un po' di cioccolato fondente se volete, oppure mettete direttamente le scaglie. È un peccato di gola, per cui ne vale assolutamente la pena. Eccoci di nuovo qua. Allora, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Insomma, purtroppo volevo assaggiarla insieme a voi, ma c'erano anche degli altri amici a casa e quindi il dolce non ha resistito tutto questo tempo per la durata di tutti i video. Quindi è finito prima, però questo comunque è di buon augurio. Spero che questo video appunto vi sia piaciuto, nel caso mettete like, iscrivetevi al canale e commentate. Mi raccomando, siate gentili con tutti e sorridete, perché un sorriso diamo un sorriso. Ciao e alla prossima video ricetta, al prossimo martedì. Ciao!